Bici elettriche con pedalata assistita, truccate e trasformate in veri e propri ciclomotori. La polizia locale sta effettuando in città controlli congiunti con carabinieri, finanza e polizia di Stato a seguito di numerosi esposti da parte dei cittadini. Con il contributo del Dipartimento Distrettuale Terrestre della Motorizzazione Civile è stato possibile effettuare sul posto gli accertamenti tecnici necessari che hanno portato al sequestro di 15 veicoli e all'elevazione di diversi verbali. È da qualche tempo che la città è invasa da questi mezzi a due ruote e quindi noi con grande apprensione abbiamo monitorato il fenomeno, soprattutto perché tante volte abbiamo visto giovani, giovanissimi condurre questi mezzi che sembrano essere delle biciclette elettriche, mentre in realtà non lo sono. Sono un motivo di grande pericolo, pericolo per chi le guida e pericolo per le persone che sono in strada. E troppe volte c'è la buona fede di persone che le hanno acquistate e che sono state veramente ingannate, una truffa. Stiamo effettuando dei servizi congiunti con la Polizia Municipale, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, finalizzati ai sequestri di veicoli che vengono venduti e utilizzati come dei velocipedi, quindi biciclette elettriche, ma che in realtà hanno la carenatura, la struttura, le potenzialità di dei motocicli, in tal modo andando ad aggirare tutta la normativa in tema di assicurazioni, in tema di uso obbligatorio del casco e con la possibilità addirittura di utilizzarli anche dove è stata istituita la zona ZTL e oltre a essere utilizzati anche da minori, quindi da soggetti che hanno meno di 14 anni. L'attività sta proseguendo da diversi mesi e ci ha permesso di rilevare che il fenomeno è decisamente diffuso in città e riteniamo anche fuori dai confini cittadini, probabilmente in tutta la provincia. Non si può escludere che questi veicoli, che sono particolarmente maneggevoli, possano essere utilizzati anche per la commissione di reati. Ecco perché l'esigenza di contrastarne la diffusione. Per non incorrere in sanzioni è opportuno ricordare che le bici elettriche, tra le varie caratteristiche, non hanno acceleratore al manubrio e alimentazione in assenza di pedalata. Nei prossimi giorni partiranno ispezioni anche presso i rivenditori con l'obiettivo di tutelare gli utenti ignari nell'acquisto di questi mezzi a due ruote. Il nostro intervento è finalizzato soprattutto alla tutela dei cittadini. Tant'è vero che da domani partirà la distribuzione di un vademecum destinato alla popolazione, perché per evitare che qualcuno, qualche cittadino in buona fede possa acquistare dei veicoli che poi si dimostrino diverse da quelle, per le caratteristiche che hanno, diverse da quelle che sono prescritte dal codice della strada. Eh sì, insomma, questo è un po' un segnale positivo di un lavoro che abbiamo cominciato con l'evento della settimana scorsa, dove per la prima volta la comunità dei ciclisti si è incontrata con la comunità, insomma con la polizia locale. Da lì sono emerse una serie di problematiche, di emergenze da risolvere e questo insomma è un tassello di quella roadmap che abbiamo messo in piedi.